Care colleghe e cari colleghi, care studentesse e cari studenti, oggi sono qui per testimoniarvi il mio impegno e quello del Politecnico di Torino nel condannare ogni comportamento molesto o discriminatorio che si verifichi nella nostra comunità. Ognuno di noi può contribuire a creare un contesto culturale e sociale di parità tra uomini e donne e a sradicare gli stereotipi che costituiscono il terreno fertile per il perpetrarsi delle molestie. Il Politecnico si fa promotore di un clima di rispetto reciproco nel quale ogni componente della sua comunità, che sia uomo o donna, si fa in prima persona responsabile del garantire questi principi. È infatti interesse della comunità che ognuno si prenda le proprie responsabilità nel contrastare delle condotte riprovevoli o quantomeno nel non assecondare, anche involontariamente, dei comportamenti molesti. Al fine di sensibilizzare chiunque su queste tematiche, il Politecnico propone un corso di formazione online che aiuterà intanto a individuare queste molestie e poi anche ad assumere i comportamenti migliori per quando uno è vittima oppure è testimone di queste molestie. Vi invito quindi a seguire il corso online, saranno due lezioni di un'ora, una per studenti, una per invece il personale dell'Ateneo, che è stato realizzato grazie alla consulenza dell'avvocata Arianna Enriquez, che ringrazio sentitamente. L'avvocata Enriquez è la nostra consigliera di fiducia, potete rivolgervi a lei nel caso in cui siate soggetti a comportamenti discriminatori o molestie, e lei nella riservatezza contribuirà al conseguimento della cessazione di queste condotte.